Salve Toasters e bentornati a Super Gabbiano Galaxy 2. Basta, let's go. E fu così che lo sfavillotto lume scoprì la potenza del baffo per navigare nelle galassie. Allora questa è la mappa dei mondi. Punta col coso verso la galassia in cui vuoi andare e premi A per raggiungerla. Come ti ho detto, questa astronave si muove grazie all'energia delle superstelle. Con l'energia attuale possiamo raggiungere questo punto. Ci servono altre superstelle. Andiamo, facciamo per la principessa e per tutti noi. A te il timore, comandante! Mi passeresti quelle mutande? Vorrei andare a questa galassia perché è la mia preferita. Cioè, non è la mia preferita, è una delle mie preferite. Però dobbiamo completare la galassia Isola Sospesa. Dobbiamo anche trovare la moneta, la cosa. Come si chiama? Non lo so come si chiama. Pallottola nei cieli. Eccoci qua. Non mi ricordo le posizioni di tutte le non so se si chiamano monete stella anche qua, però boh. Pallottola di Bill. È ancora qua, c'è bloccato. Ok. Vediamo un po' in giro, niente da fare. Facciamo un metodo classico. Ok. Metodo Uber Pro. Se non c'è questo cammino di mezzo. Come on. Ok. Nulla. Allora andremo nel retro. Uno scrigno. No. Dobbiamo usare i cosi, vero? Fammi uscire di qui, devi trovare la chiave. Oh, mi dispiace. Vediamo come si deve fare. Ah, sì, ho capito, ho capito. Sì, grazie. Non c'è bisogno. What? Non ha funzionato? Strange. Chiave. Serve per uno scrigno? No. Serve per lo sfavillotto. Me lo spieghi tu come si aprono questi... questi cosi? Da questa parte! Parla, parla! Ok. Oh, grazie, ora mi trasformo in una maxi stella lancio, bla 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 bla! Sì. Se hai la pazienza di aspettare un attimo. Che vorrei aprire questi scrigni. Magari non lo so come si fa. Sinceramente. Così? Yes. Non c'è bisogno del catenaccio. Stella iride! No. Vorrei aprire questi altri scrigni. Se vi colpiscono vi tolgono astro schegge. Mi pare. Vita. Thank you. Sì, non abbiamo scelto, dobbiamo andare qua. Vieni qui. Chi è che parla? Ah, ok. Sei tu sotto forma di stella lancio. What I have to do? Giro qua e failo. Ok, rieccoci qua. Cerchiamo di non farlo di nuovo. Vediamo. Pallottoli Bill enormi. Banzai Bill, come si chiama? Sembra che dovremmo entrare qua dentro. Ma da dove? Da qua? Ok. C'è una vita là. Prendiamola. Ok. E di questo di cui parlavo quando mi riferivo alle scene in 2D.
Ma fanno anche il loro effetto. Con la gravità, tutte queste cose. Ok. Ma ci sono anche dei livelli specifici delle stelle specifiche in 2D, ma di solito si trovano così. Blandi tra i livelli. Sbagliato? Devo andare là. Yes. Come on, come on. Oh, scendi, scendi. Yes. Faccio queste scene così tanto per. Non sono indispensabili. Ci rimane quello ed è fatto. Ok. Fammi tornare indietro. Tempo scadi. Ora che ci penso, la ossi sottofondo è la intro di Super Mario FB1. Ne approfitto per salutarlo se lo sta vedendo questa parte. Non me ne ero mai accorto. Ok. Magari perché non ho giocato a Galaxy recentemente. Plausibile. Ah no, aspetta, non è la intro di FB1, è di. E di l'era dei videogiochi. FB1 non è un'altra, è un remix di. Di Super Smash Bros. Brawl. Vabbè, saluto entrambi. Ok, andiamo. Spam time finito. Ok. C'è già la stella? Vediamo un po' cosa c'è qua. Velocemente, senza che non mi becchi il coso. Ok. Ah. Ti butti così a terra, Rendo. Bene. Chiave. Ed è finita qua, cioè non c'è più nient'altro. Bene, vorrà dire che andremo. Ritornerò. Oh! Ok. L'ho riaperto. Cerchiamo di non cadere di nuovo. Non mi interessa che mi hai colpito. Goccia. Ora vado a prendere il cometone, la moneta cometa, la cometa moneta, la qualcosa del genere. E ci rivediamo là. Vorrei poterti dare un aiuto più concreto di un semplice supporto morale. Sai che un tuo amico può unirsi come sfavillotto aiutante con un altro telecomando Wii? Ti potrà aiutare a liberarti dei nemici e raccogliere altre astroschegge. Perciò se vuoi giocare con un amico sfavillotto non esitare a chiamarlo. Ehi, amico sfavillotto, vuoi venire? Yes. No, no, nessuno. Forever alone. Possiamo andare. Ci vediamo là. Prendo la moneta cometa. La cosa là. Ok. Ok, la cometa è qua. C'è la moneta cometa. L'ho già presa prima, per sbaglio ho fatto tornare alla mappa e quindi non ho avuto l'occasione di leggere il testo. Quindi niente, ci vediamo per l'altra galassia. Ok, ho preso la medaglia cometa. A quanto pare si chiama medaglia cometa. Poi sui giochi di Super Mario Bros. È stata adattata come moneta stella. Mi sta bene. Ok, andiamo alla galassia isola Yoshi che ha una host fantastica. Yippee!
vediamo cosa dice Yoshi in cattività. Ah, c'è Kamek che protegge uno scudo magico che contiene un uovo di Yoshi. Forza Mario. Yes, adoro questa musica, è fantastica. Devo smetterla di cantare oppure finirà male alle vostre orecchie. Kamek, dove stai? Perché non mi funziona? What? Non mi funziona? Non ho Astro Schegge, idiota. È stato semplice. Yoshi, bitch, please. Yoshi è uscito dall'uovo. What? Parla, io. Non me l'aspettavo, giuro che non me l'aspettavo. Che voce gli potrei dare? Mi hai salvato? No. No, non voglio la ricerca della voce di Yoshi. Come on. Mi hai salvato! Yoshi! Mi hai salvato! Stavo cercando di aiutare i miei amici, ma Kamek mi ha intrappolato me e l'uovo. Yoshi! Insieme riusciremo senz'altro a salvarli. Dai, saltami in groppa. Yoshi! Ok. Eccoci qua su Yoshi. Una dei punti forti di questo gioco è una delle non molte tante innovazioni rispetto a Galaxy. Oltre ai nuovi power up. Ok, abbiamo Yoshi. E il nostro puntatore è diventato sto coso qua. Possiamo mangiare più cose contemporaneamente. Ve ne darò una dimostrazione così. Ci dobbiamo mettere qua sopra. Guardate. Ok, dai, che ce la faccio, yes. Può mangiare questi frutti da Super Mario World. Grazie, ma non c'è bisogno, l'ho già spiegato io. Ok. Fit combo. Cammina abbastanza veloce sulla merma, eh. O c'è un un coso di Sunshine. Sti cosi sono odiosi. Su Sunshine ti si bloccavano sullo Splack. E cosa c'è qua? Yoshi Beach, please, ma vi straccerò tutti. Yoshi, 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 don't do it. Don't do it. Don't do it. Ok. Ok. Mangialo, 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 mangialo. Vite, vite, vite. Vite, vite, almeno una, almeno una. Ah, ok, niente. Non fa niente. Penso che me ne risparmierò qualche volta, sì, così. Mangia, cos'è il frutto? Il frutto supremo? No. Contiene una maxi stella. Let's go, Yoshi. Stupenda questa scena. Con il coso che esplode dietro. Potete anche attivare il coso con Yoshi. Salve. Spero che ti piaccia la mia pancia. Dado Bowser. Questi sono i dadi che estraggono la nostra sorte. Vita, ok. Data la strana forma rocciosa del pianeta, ci ha messo 3 anni. Immagino che sarebbe meglio che prendessi un po' di Astro Schegge, perché no, ne ho abbastanza. Na 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 na. Che c'è? Yoshi scapperà se viene colpito. Attenzione, se non gli sale in groppa velocemente tornerà qui. E si rinchiude con Trunk, bla bla bla, come un uovo. Semplice. Ok. No, non voglio fare la dimostrazione.
Piattaforma di salto? Trampolino di lancio, come lo volete chiamare? Ok, non c'è bisogno che ti muovi al contrario. Qua potrei fare il salto a parete, però Yoshi. Evitiamoli così. Ok. Spero che sarete contenti di questo let's play, perché d'altronde l'avete scelto voi, non sono stato io. E sono un po' contento, va, perché era da tanto che non giocavo a questo gioco. E riprovarlo non è stato affatto male. Anzi, mi sto divertendo molto. Non so voi, non so. Sarebbe il caso di trovare anche la medaglia cometa, però non mi sembra di averla vista in giro. Non vorrei fare come prima, sì, rientrare, perché dopo un po' diventerebbe noioso. Magari la trovo alla seconda. Questi cosi sono una delle cose più difficili del gioco, dopo, perché nella stella finale è una cosa impossibile. Ok, muori Goomba. Bene. Non ho idea di quanto potrebbe durare questo let's play. Già, provate a fare le scommesse, non lo so. Calcolate le parti che potrei fare a stella, cioè le stelle che potrei fare a parte, il contrario. Bene. Dai, sarà da queste parti la stella cometa. Spero. Aspetta, Yoshi. What? Sembra non esserci nulla. È solo una way per chi non ha Yoshi. Ok. Bene. No. Volevi fregarmi? Devo tirare fuori sto coso. Ok. Vita. Quante di vite già abbiamo? Non farò mai che muovere allora. Vabbè, certo che si azzerano le vite, no? Quindi un po' inutile come storia. Perché non lo mangi? Nel cartone mi pare che di Super Mario World le mangiava. In Super Mario World non mi ricordo. Sì. Vabbè, sono i giochi in 3D. È già qua. Però qua questo cosa è, dove mi porta? Nessuna parte. What? Là c'è qualcosa. Lo raggiungo? Dubito. Vabbè, non importa. Ecco, ora è tutto più chiaro. È chiaro, no? Yoshi ha ottenuto la stella, non Mario. Ok, ottimo. Abbiamo un sacco di astroschegge. E abbiamo un nuovo percorso, a quanto pare. Senti, non voglio ficcare il naso dappertutto, ma che cos'è quella cosa? Sappiamo tutti quanto sia importante l'onestà, quindi sii sincero con me. Hai portato uno strano uovo? Rispondi, hai portato uno strano uovo? Rispondi adesso oppure... ti ucciderò e ti farò giocare a COD per sempre. Dov'è? Sarà da queste parti. La astronave Mario è più piccola dell'osservatorio, però e anche sta molto bella, dai. Faccio vedere dove vi porta. Vi porta qua. E se mangiate tutti i frutti, vediamo di riuscirci. Anche questo vi dà una vita.
Yoshi, tramite un neurone vi manda la vita. Bene, sembra che il tempo stia andando già al limite e... Cavolo, con sto Super Mario Galaxy il tempo vola enormemente. La prossima volta... Beh dai, intanto sblocchiamo la strada. Nuova galassia. Il coso che vuole 300 schegge che noi abbiamo. E andremo alla galassia Isola Yoshi la prossima volta. Cioè ritorneremo per fare questa stella e possibilmente trovare la medaglia cometa. Bene, che dirvi, questa è la galassia Trottolina, che faremo pure, inizieremo la prossima volta. E basta, bye bye e alla prossima. E l'abbiamo presa, yes. Ah, non ho letto, vabbè. Non importa, penso che non posso uscire, vero? Perché... Mi toglierebbe la cosa? Proviamo. Se sì, mi arrabbio. Yes.